Andiamo all'Olimpico ora, Roma-Genoa, Daniele Fortuna. L'Olimpico tutto esaurito per la Champions League, per la partita con il Liverpool. L'Olimpico meno pieno questa sera, 25.000 spettatori, forse 30.000 per il Genoa. È pure un appuntamento importante per la qualificazione alla Champions del prossimo anno contro una squadra praticamente salva, il Genoa, che fa più punti in trasferta rispetto alle partite giocate a Marassi. I cambi necessari per Di Francesco e allora vanno in panchina De Rossi, Strootman, Nainggolan e Manolas, centrocampo inedito con Pellegrini, Gonalone e Gerson. Andiamo a vedere le formazioni per la Roma: Alisson in porta, poi in difesa Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Kolarov, Gerson, Gonalone, Pellegrini come detto a centrocampo, davanti El Shaarawy, Dzeko e Under. Il Genoa, Perini in porta, poi il debutto di El Yamik, Rossettini e Zukanovic a completare la linea difensiva, Rosi, Iliemark, Bertolacci, Rigoni e Migliore a centrocampo, La Padula e Pandev davanti. L'arbitro è Pairetto, serata primaverile, tiepida a Roma. Grazie per l'assistenza tecnica Sergio Brigliadori, a Paolo Ronaldi, studio. Ha controllato il pallone sapientemente, l'ha agganciato col destro e sempre Roma in vantaggio, ti chiedo scusa, ha segnato Under, 17esimo, Roma 1, Genoa 0, Napoli di nuovo. Grazie a Daniele Fortuna. E la linea va a Roma. Dov'è il 19esimo? È cambiato il punteggio, la Roma in vantaggio per 1-0, ha segnato Under che era il migliore in campo per la formazione allenata da Di Francesco, che ancora dà indicazioni dalla panchina. In vantaggio la Fiorentina e la linea torna a te Daniele Fortuna. Grazie, da un calcio di punizione è nata la rete dell'1-0 segnata da Under, calcio di punizione dalla tre quarti, pallone spostato verso l'auta di sinistra, Kolarov, il cross, la difesa del Genoa che viene scavalcata e Under come un razzo nell'area piccola tocca da due passi in rete. Perino non può fare proprio nulla, 20esimo, Roma 1, Genoa 0, Torino. Qui al 26esimo El Shaarawy fermato in posizione di fuorigioco, ma la bandierina del primo assistente dell'arbitro si è alzata davvero troppo tardi rispetto a quando il giocatore della Roma aveva preso il pallone sulla fascia sinistra, era andato da solo nell'area di rigore e poi aveva tirato su Perin. Roma in vantaggio per 1-0 quando siamo arrivati al 26esimo e dopo il vantaggio la Roma ha avuto almeno due occasioni per raddoppiare, una sprecata da Florenzi, diagonale sul fondo dall'interno dell'area di rigore, un'altra con El Shaarawy impreciso dal limite dell'area. 27esimo, Roma 1, Genoa 0, Torino. E la linea va a Roma. Dove si gioca il primo dei due minuti di recupero con la Roma in vantaggio per 1-0, ma il Genoa è cresciuto, c'è un colpo di testa di La Padula alto sulla traversa, sta rischiando la Roma, grandi disattenzioni difensive ancora una volta, un paio di minuti fa è dovuto intervenire a risolvere una situazione potenzialmente pericolosa, Alisson in uscita e poi questa volta il cross dalla sinistra e poi La Padula che non è riuscito a inquadrare la porta. Insigne, il pareggio del Napoli. Del primo tempo possiamo dire che la Roma è stata l'unica squadra in campo per almeno 25 minuti e ha trovato il gol con Under alla 17esima, punizione assist di Kolarov, poi ha sfiorato il raddoppio in due occasioni. Alla fine del primo tempo è uscito il Genoa, ma Alisson è stato bravo in tre circostanze ad anticipare i giocatori, gli attaccanti del Genoa. Dal nostro punto di osservazione siamo c'è il raddoppio della Roma, autorete di Zukanovic su cross, su calcio d'angolo battuto da Kolarov, settimo minuto. Roma 2, Genoa 0, Napoli. Roma. Ha raddoppiato allora la Roma, l'autogol dell'ex Zukanovic su un calcio d'angolo battuto dalla destra da Kolarov, entra anche nel secondo gol il giocatore serbo mentre c'è Under che va a lottare al limite dell'area di rigore, la difesa del Genoa ne esce in qualche modo, poi c'è il fallo commesso da El Shaarawy, il calcio d'angolo dicevamo battuto da Kolarov, tagliato ma ha saltato malissimo nell'area piccola, Zukanovic ha toccato con la fronte il pallone, ha preso una traiettoria diagonale, Perin si è tuffato ma non è riuscito a impedire la rete. Rete del raddoppio della Roma, Roma 2, Genoa 0, nono minuto, Torino. Una posizione di presunto fuorigioco di Simeone. Accorciamo distanza il Genoa, ti chiedo scusa, La Padula, Roma 2, Genoa 1, siamo arrivati al 16esimo, Firenze. Grazie a Daniele Fortuna e la linea torna a Roma.
Riaperto la partita il Genoa con la Padula un minuto fa, ma seguiamo questa azione offensiva della Roma con Pellegrini, una finta, poi il sinistro centrale blocca a terra Perin, fa già ripartire l'azione del Genoa. Raccontiamo la rete del 2-1 segnata da la Padula. Gerson ha sbagliato, si è fatto pressare da Pandev nella zona centrale del campo, il passaggio in profondità, la Padula solo davanti ad Alisson, ha battuto il portiere brasiliano della Roma, per lui quinto gol in campionato. Troppe disattenzioni difensive da parte della squadra di Di Francesco. 18esimo, Roma 2 Genoa 1, andiamo a Torino e la linea va a Roma. Dov'è il 28esimo, 2-1 per la Roma sul Genoa, ma la Roma ha rischiato tantissimo, è successo al 24esimo, è stato decisivo Alisson su un tiro, su una girata di Giuseppe Rossi da posizione ravvicinata. Giuseppe Rossi è entrato tra gli applausi dell'Olimpico, ha preso il posto di migliore. Nella Roma invece dentro Manolas, fuori Gerson, responsabile in occasione del gol del 2-1 di La Padula, un'uscita fuori dall'area di rigore di Alisson, ancora lui colpisce di testa. Il Napoli in vantaggio. 36esimo, la Roma è sempre in vantaggio per 2-1 sul Genoa, ma la Roma sta rischiando davvero troppo. Il Genoa avrebbe potuto pareggiare al 34esimo dopo una palla persa da Manolas, questa volta l'azione in velocità con Medeiros che si è ritrovato davanti ad Alisson, tiro troppo debole, quasi un appoggio per il portiere della Roma, Di Francesco ha mandato in campo Schick, uscito Under, sta per entrare anche Kevin Strootman. 37esimo, Roma 2 Genoa 1, Torino. Un minuto al 90esimo con la Roma in vantaggio per 2-1 sul Genoa, ma Roma in affanno ancora con il Genoa che potrà attaccare, una rimessa laterale da battere proprio davanti alla panchina di un arrabbiatissimo Eusebio Di Francesco. La Roma ha avuto la possibilità di chiudere la partita al 39esimo con Florenzi, un tiro da posizione angolata dall'area di rigore, deviazione fortunata di Perin, il pallone gli era passato tra le gambe, poi è riuscito a toccarlo con la gamba sinistra, il pallone è terminato in calcio d'angolo. Mancano 30 secondi alla 90esimo, Roma 2 Genoa 1 Torino. È finita l'Olimpico, la Roma ha battuto il Genoa 2-1. Napoli, grazie a Daniele Fortuna.